Allora ragazzi, bentornati su Shades. Questa spero che sia l'ultima puntata adesso, perché io non ce la faccio più, sto gioco lo devo finire assolutamente. In questa puntata ci potrei mettere anche 3 ore, ma lo devo finire. In questa puntata devo finire sto cacchio del gioco. Allora, siamo arrivati qui al castello, siamo sulle torri del castello e dobbiamo riuscire a trovare la porta finale che ci conduce verso finalmente. Ci fa uscire da questo mondo da incubo che evidentemente sta solo nella mente del protagonista e da nessun'altra parte. Là, qui abbiamo visto l'altra volta che c'è un passaggio segreto sulla destra. Eccolo qui. Però se noi ci andiamo, torniamo indietro. Torniamo. Intanto salvo qua. Torniamo indietro nelle caverne. Quindi non ci conviene. Aspetta. Qua che c'era, vediamo un po'. Ci deve essere un altro passaggio segreto da qualche parte, io sono abbastanza sicuro. Tipo qui. Qui deve esserci un cacchio passaggio segreto. Muffin special. Ma guarda, di tutto ci stanno a mannare per niente. Sangue da tutte le parti. Riproviamo ragazzi, riproviamo. Andiamo a ricaricare la posizione. Andiamo a vedere se qui magari nello scrigno c'è qualcosa. No, lo scrigno è esplosivo e siamo morti subito. Ancora c'è seguito pure qua. Allora, torniamo su. Allora, qui sicuramente non c'è un passaggio segreto. Cerchiamo passaggi segreti da altre parti. Questo che qui. Allora, vediamo un po' qui nello scrigno che c'è qua. Ultimamente sono tutti bloccati i boss, i mostri, non so perché, dell'oro abbiamo preso. Probabilmente perché una delle magie che abbiamo preso, o pergamene che abbiamo preso nelle scorse puntate, bloccano tutti i golem. Infatti vedete che non si muovono più. No, speriamo che dura tanto l'effetto di questa magia. No, infatti, appena ho detto subito, ma no. Allora, attenzione, qui non c'è nessun passaggio segreto. Oh, attenzione. No, me la gonfia. Oh, difficilissimo, difficilissimo. Pure il fantasma è arrivato. Allora, se noi andiamo a destra, perché infatti la soluzione parla di un muro che si apre con il passaggio segreto, dovrebbe essere questo. E dice che si dovrebbe aggiungere il boss finale, ma questo non è il boss finale. Mold, che cos'è il... Stampo? Che ci devo fare con lo stampo? Qui noi torniamo qua dietro e torniamo indietro, ma c'è niente da fare. Siamo tornati alle montagne e allora, quella cassa esplosiva non la dobbiamo prendere, c'è la trappola. Siamo tornati alla foresta. Ah, qui c'è il villaggio. Non riuscì a passare sto zombie. Scappa, scappa. No. Sono ancora questa cosa a quattro braccia. Quanti ce ne sta? Cascata! Oh, sto livello non l'abbiamo mai visto, ragazzi! Sto pezzo non l'ho visto mai, giuro. Abbiamo trovato un anello. Ah, qua siamo sotto vicino alla partenza, ragazzi. Abbiamo fatto tutto il giro, siamo tornati alla partenza. Disastro, un disastro sto gioco. Adesso, mo proviamo ad andare a destra, visto che siamo andati su l'altra volta sul ponte. Vediamo un po' a destra che c'è. Oh! Fregatura. Aspetta, però mo io sono curioso perché mo guarda c'è un golem qui, ci hanno fatto. Solo voglio vedere cosa c'è lì oltre, perché non ci siamo mai stati. Perché a sinistra abbiamo esplorato che ci sono tutte le foreste e poi il mare. Sopra abbiamo esplorato qui che c'è tutto quel passaggio breve che abbiamo visto. Questo probabilmente è una strada più lunga per andare dove già siamo stati. Ok,
questo mi sta sparando tutto, Sofia della Migna. Riproviamo, aspetta. C'è un albero carnivoro qui, eh? Allora, andiamo sopra. Ma il troll è comparso qua. Non è mai comparso, è comparso il troll. C'è il blob qui. Scappa, scappa. Senti come rutta il blob. O qua qualsiasi nemico volante che c'è, ci tira addosso di tutto, eh? Fai andare. Oh, non si riesce a superare sto schermo, eh? Aspetta, devo riuscire a vedere che c'è là. Vediamo un po' se ci riusciamo. No, pipistrello, vattene. Scappa, scappa. Cap. Niente, sono morto, ragazzi. Scusa, bevo un bicchiere d'acqua perché c'ho la gola secca, non riesco più a parlare, mannaggia. Ma si vado sotto il ponte? No, secondo me. E vattene. Aspetta, ma qui c'è. Vediamo un po' che c'è in questo scrigno. Mi sa che se entri qua senza qualche protezione non ce la fai. Forse qua ci devi entrare con la protezione, con l'esperienza alta. Niente, impossibile. Vabbè, ragazzi, ricarichiamo la posizione. Non siamo arrivati qui. Allora. Scappiamo da qua. Ma voglio tornare indietro perché secondo me era qui il punto. Qua ci deve essere un passaggio segreto. Mi hanno ammazzato. Secondo me lì ci deve essere un passaggio segreto lì. Perché rileggendo la soluzione che è incasinatissima, poi la soluzione per trovarla, poi non è affidabile questa soluzione, secondo me è tutto a caso. C'è un office special, vediamo qui che c'era. Niente. Qua vediamo a sinistra, forse c'è un passaggio qui. Vediamo un po'. No, decisamente non c'è un passaggio. Ha ucciso. Andiamo su. Vediamo qui se c'è un passaggio segreto. Pare di no. Forse in alto, vediamo un po' in alto, che dice? Niente. Scappa, scappa, scappa. Allora, vediamo un po' qui che c'è. Scabbard, non so che cacchio è su scabbard, ragazzi. Che vuol dire in inglese scabbard? Non c'ho idea proprio. Siamo a 1041 di esperienza, non è male. No! Scappa, scappa, scappa! Scappa, 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 scappa. Allora, qui. A secondo le istruzioni, la soluzione, qui dovrebbe esserci una porta aperta. No, attenzione, ecco! Abbiamo trovato il passaggio segreto, attenzione! No, però cacchio ragazzi, ci siamo, ho trovato il passaggio segreto. Attenti ragazzi, ho trovato il passaggio segreto, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Quindi qua devo andare a destra. Senza fare tutti i giri che ho fatto prima. E qua subito è il passaggio segreto. Dai, dai, dai. Sì, vai. Scappa, 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 scappa. E qui dove sto? Sto posto già lo abbiamo incontrato? No, sono dal villaggio. Se devo andare a sinistra? Vabbè,
Che ho trovato quiver, sempre le frecce. Guarda l'experience, che punto è che è? La Dark Polo Gang? Ma l'immortacci vostra? Pure da Dark Polo Gang? Ah, mi hanno ammazzato. Allora, ritorniamo, ragazzi. Dovete andare qui a destra. Attenzione, qui devo velocemente usare il passaggio segreto. Vai, veloce, veloce, dammi questo passaggio, oh, non me lo dà stavolta, eh. Ma l'infamato, mi ha ammazzato. Dai, che stavolta ce la devo fare. Salva. Andiamo giù. Dammi questo passaggio segreto. Ma è un sacco di energia, sto stranissimo dito. Andiamo a sinistra, vediamo a sinistra cosa c'è. Qui non c'è passaggio segreto. Pareva, allora siamo alla cascata. Anello. Qua a destra mi sa che ritorniamo lì nelle montagne. Infatti si torna. Scappa, scappa, scappa. Oh, attenzione! Zomboide! Diamanti abbiamo preso. 993 di esperienza. No, vabbè. Ma là mi state prendendo per il sederone, per il sederone. Ok, sono tornato su qua. Ma qua è inutile perché qua. Scappa, scappa. Mi ha ammazzato lo zombie. Oh, se muore di continuo sto gioco, è una cosa terribile. Allora. Giù, 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 non mi menà, non mi menà. Perché non mi fai scoprire il passaggio segreto, disgraziato? Vai. Ma se andiamo a sinistra. Ma no, sono tornato sì, ma non è possibile fare tutto sto giro per ritornare alla partenza. C'è qualcosa che non quadra qua. Oh, destra, destra. Andiamo di qua. Aspetta, prima fammi vedere qua. Niente. Corri, corri a destra, corri, 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 prima che t'acchiappi. Andiamo un po' qui, nel villaggio. Non ho mai provato ad andare a destra del ponte, vediamo se si può. Intanto ho preso uno scudo. Scappa, 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 fantasma. Ci ha fatto tornare alla foresta. No, ma è un casino qua. Disastro, un disastro, un disastro. Un anello. Un altro. Siamo a 1317 esperienza. Qui. C'è un coso rosso là sotto, fate un po'. Cioè a un certo punto dovrei trovare una porta in questo. Una porta aperta, ma non la trovo, non la trovo. Dov'è sta porta aperta? Provo ad andare su. Questo posto non me lo ricordo. Ah, oh, attenzione! C'è un passaggio segreto su, attenzione! Attenzione, quello non l'avevo mai visto. Andiamo a vedere dove ci porta. Passaggio segreto. Eh no, ci ha riportato qua. Vaffan bene. Sto perdendo, ragazzi, le speranze. Perché pensavo che eravamo arrivati, ma in realtà no. Ma come ho fatto io a raggiungere quella stanza che c'avevi i vetri colorati l'altra volta? Aspettate un attimo,
Allora, ragazzi, mi sono studiato la puntata numero 3 e ho visto che per trovare la porta che penso potrebbe essere la porta finale, che l'avevo vista sfuggita, la stanza quella con tutte le cose colorate, dovrei ritrovare la stanza quella con le due scale e andare a destra. Quindi devo tornare indietro da qua. Cioè, non c'ha senso sto posto. Vabbè, aspetta. Ritorniamo indietro. Ah, devo tornare indietro da qui. E devo trovare la stanza. Quella. Vattene, 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 vattene. La stanza quella con le doppie scale. Che sta qua sotto. E poi devo andare a destra. Tanto questi mi stanno a menare. Ok, siamo qui. Vediamo qui se c'è un passaggio segreto. Pare di no. Questa dovrebbe essere la porta del boss finale. Vediamo un po' se lei. No! Che è questo posto? Una stalla. Questa è una stalla, non è il boss finale. Mi state prendendo per il culo. No, sono tutti letti, sono tutti letti. Ho trovato dell'argento intanto. E mi hanno ammazzato. Allora, riprendiamo. Allora, il metodo più facile per raggiungere quella stanza lì da sotto. Vabbè, mo torniamo indietro. Però il metodo più facile è questo. Non c'è altro metodo facile. Don Bottarelle, ma date sto disgraziato. Mo devo scendere giù. No, prima andiamo su. No, no, no. Riscendiamo giù. Andiamo a sinistra. Dai, dai, ce la posso fare. E adesso qui devo andare a destra. Dai, corri, 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 non ti fa acchiappare dal gigante golem bastardo, troll, che cacchio è, orco. Allora, qui c'è un passaggio segreto che va in basso. Vedete, vediamo dove. Allora, nella porta che siamo andati c'era tipo la stalla. Attenzione, questo che è? Tipo una stanza delle pozioni, che è sta roba? Vediamo un po' qui che c'è nello scrigno. Una bacchetta magica. Vediamo nel calderone se possiamo sbirciare. No, non si può fare. Qua è tutto. Mi è arrivata una magia nel sederone. Niente di speciale qui. Niente di speciale qui. Dobbiamo uscire da questa stanza dell'alchimista, diciamo. Stanza dello stregone. E questa non è la strada giusta, quindi. Andando su, io mi ricordo che non c'eravamo riusciti. Non c'eravamo riusciti perché andando su eravamo stati uccisi da una trappola che faceva esplodere tutto. O era lo scrigno? Era lo scrigno. Scrigno che era. Oh, non siamo morti, attenzione. Vediamo qui a destra che c'è. Attenzione, attenzione, attenzione. Ci sono due scrigni. C'è una scala che va giù. Però ragazzi stiamo facendo altri progressi. Dai, dai, ci siamo quasi. No, qua devo tornare indietro. Oh, si è bloccato il disgraziato. Perfetto, perfetto. Quindi qua salvo. Si è bloccato pure lui. Grande. Scendiamo giù. Si è bloccato pure questo. Salto disgraziato. Andiamo a destra. Faccio salvo qua? Io salirei. Allora, quello devo schivare sicuramente. Vediamo un po' se c'è un passaggio segreto qui. No. Oh, andiamo giù, andiamo giù, andiamo giù, corri, corri. Vai giù, vai giù, vai giù, vai giù. No, siamo ritornati qua. C'è qualcosa che non mi convince qui, eh. Oh, là, quello non lo dobbiamo prendere assolutamente. Oh, vediamo che c'entra sti scrigni. Ci riusciamo. In uno c'è una trappola. E in uno pure. Perfetto, ci hanno ammazzato. Vaffan bene. Allora, riprendiamo da qua. Intanto vediamo se c'è un passaggio qui. Niente.
Questa soluzione che ho trovato non serve a niente perché proprio non ti indica la strada giusta. Ti indica un sacco di cagate. Tranne la strada giusta. Allora, qui siamo già stati. E poi se nella stalla c'è un qualche passaggio segreto. Ma non è la sala, questi sono i letti. Dei soldati, mi sa. E vattene un po', soldati orchi, troll, bastardi. Oh, mi sto prendendo un sacco di danno, ragazzi. Mannaggia. Sto rosicando, eh. No, 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 vai giù, 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 corri, corri, corri. Oh, niente, devo andare forza a destra, quindi. No, mi ha ammazzato. Niente, mi stanno a fare i bozzi proprio alla grande. Vai su, vai su, vai su, vai su. Non prendere lo scrigno. Dentro c'è il trappolone. Devo andare per forza a destra. Però guarda, sto tizio mi spona per forza a destra, sto figlio di una buona donna. E questo. Niente speciale. Qui dove vado? Che è tutto chiuso. Ci sarà un passaggio segreto qui? No. Questa è tipo una libreria, una biblioteca. Oh, porca vacca, zozza miseria. Ragazzi, sto perdendo la speranza perché non sembra esserci un'uscita, cioè si gira in tondo e non si esce da nessuna parte. Allora, ragazzi, ho deciso di fare un tentativo strano, ovvero stavolta voglio provare ad andare nell'entrata principale del palazzo, del castello, e prendere le scale, quelle che abbiamo visto all'inizio. Però lì è difficilissimo perché vieni mitragliato da un sacco di fulmini, saette, cose. Vediamo un po' se ci riusciamo. Ecco, vedete, fulmini, saette, attacchi vari. Perché fa così sto gioco? Ogni passo che faccio c'è una trappola. E me l'hanno ammazzato. È impossibile. Sto gioco è impossibile da finire, ragazzi. Non ce la farò mai. Non ce la farò mai. Mi sa che la soluzione pure è una trollata, eh. La soluzione è una gran trollata questo gioco. Guarda, ogni passo c'è una trappola qua. Come fai? Si può passare, quella è una falsa entrata perché come te muovi te fulminano. Pieno di trappole per te. Ma proviamo l'ultima volta andare qui. Vediamo se c'è un qualche passaggio da qualche parte. Qua no. Sopra no. Qua c'è l'antro dello stregone. Andiamo lassù. C'è niente da fare. Ci sarà un passaggio qui? No. Qua in una libreria che si rispetta all'interno di un castello ci deve stare il passaggio segreto, voglio dire, ragazzi. Niente, 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 niente. Allora, ragazzi, mi è venuta un'idea. Mi è venuta un'idea, per quanto strana, potrebbe essere quella giusta. Allora, qui, ovviamente, qui non ci si può entrare. Niente, proprio. Però mi è venuta questa idea, sentite un po' che strana questa idea. Allora io vado a destra e
e devo cercare un percorso sicuro in quel campo minato lì all'entrata del castello, perché devo vedere che c'è lì. Devo vedere che c'è lì, quindi mo' il percorso sicuro, io provo a trovarlo salvando di continuo, tipo io qua salvo, poi vado un pochino avanti, niente, qua già mi sono beccato. Sì, ma qua ogni passo che fai c'è. Allora, ricarichiamo. Facciamo come Don. Niente. Come Don Cruise in Edge of Tomorrow. E niente, qua dove vai? Vai del becchina. Ma qua salvo. Niente. Qua vedi che come cammini cammini te becchi la mazzata. Niente, non c'è passaggio segreto. Sulle scale per fortuna non ci sono trappole, poi muori. Ma qua è impossibile perché comunque ti metti le trappole e becchi sempre. Aspetta, allora. Rifammi il giro. Aspetta. Prima cosa, fammi andare a vedere che c'è qua dentro. Pozione. E salviamo. Risalvo. Risalvo. E c'è la scossa qua. Un po' su salvo. Ricarico. Mannaggia. Salviamo qua. Ma porca. Allora, se aspettiamo l'energia piano piano risale, quindi devo semplicemente non beccare le esplosioni, tentare di non beccare le maledette esplosioni, tipo così. Poi alla brutta devo alla brutta aspetto che mi ricresce energia. Vedete che piano piano ogni tanto ricresce. Però vedete, le esplosioni tolgono troppa energia. Ok, siamo sulle scale, siamo al sicuro ora. Lo salvo qui. Vabbè, mo vado dritto sparato perché tanto pure con poca energia ce la dovrei fare. E no! E ritorniamo nel palazzo. Porco il c***o. No, aspettate. Metto pausa. Ok. La soluzione dice dall'inizio vai a destra, vai su, che forse intendeva quelle su ste scale qui, che noi invece abbiamo fatto tutto il giro di tutta l'isola per riuscire a entrare nel palazzo senza andare per quella stanza minata. Ok, abbiamo fatto tutto il giro. Poi una volta qui devi andare su per le scale. No, allora substance e siamo qua, devi andare a destra, su per le scale, ci siamo appena andati, poi destra. Ok, aspetta. Poi dice devi andare a sinistra, quindi tornare indietro. No shades! No, ma che sfiga ragazzi, mi ha fatto lo shades. Proprio quando non doveva!
Ma sto gioco può essere più infame di così? Ma può essere più infame di così sto gioco? Ma io non lo so. Ma io non lo so, ma io mi chiedo perché, perché c'è tanta violenza negli stadi, perché? Allora, riprendiamo da qui. Ma porco. Niente, sono morto. Aspetta, mi riesce energia, che dite? Se sto fermo un po' dovrebbe ricrescere, dai. Su, ricresci, su. Niente, non mi ricresce, sai che energia. Mi devo muovere e fare riescire energia tipo così? Ma no, ma che porco. Oh, prima ci sono riuscito a passare qua, eh. Andiamo su. Tanto quello si è bloccato lì, meglio così. Allora dice, devo andare su per le scale, poi destra, poi sinistra e giù. Quindi devo fare, mo devo fare destra, sinistra e giù. Destra, sinistra, oh, stanza camera da letto, ci sono mai stato qua, e giù con la, eccolo qua, c'è il passaggio segreto, no, ragazzi, abbiamo visto una stanza che non avevamo mai visto prima. Allora, la puntata finisce qui, nel prossimo episodio credo proprio che finiremo il gioco, ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.